senatrice Vono a Montestella in occasione di un convegno sulle erbe e il territorio organizzato dal comune, da Slow Food e da Montestella, dalla parrocchia, per valorizzare i nostri territori. Le risorse sono le risorse umane soprattutto che dobbiamo valorizzare oltre al nostro territorio, ma il territorio che è bellissimo perché la Calabria è un insieme di cultura, di bellezza anche paesaggistica, ma soprattutto è una bellezza delle persone per bene, che devono lavorare per uno sviluppo sulla qualità della vita, perché questo darà veramente il progresso. E mi pregio di aver partecipato a questa iniziativa, che è un'iniziativa fatta per valorizzare una parte importante del nostro territorio a cui purtroppo forse la politica ha guardato con poca attenzione. Io mi propongo nel mio nuovo impegno istituzionale sicuramente di mantenere il rapporto con il territorio e di poter dare sicuramente una mano al miglioramento della qualità della vita di questi borghi, che devono diventare delle comunità attive di cittadini. Noi come movimento, come forza politica, come forza di governo vogliamo appunto rivoluzionare questo nuovo sviluppo, rendendolo appunto circolare, rendendolo resiliente ai cambiamenti climatici in atto, rendendolo appunto multifunzionale, perché è di questo che dovremmo parlare. Qui a Pazzano è un bellissimo borgo, noi abbiamo approvato una legge importante sui piccoli borghi nella precedente legislatura, nonostante fossimo all'opposizione, e ora si tratta di applicare quella legge, quindi serve un governo nazionale che trova appunto la forza e il coraggio di portare avanti quel progetto di legge, sia per parlare di tutti i borghi d'Italia, e poi la Regione Calabria deve fare il suo, la Regione Calabria deve approvare un'altra legge che si occupa appunto dei centri storici, che so che è in discussione in questi giorni. Spero lo approvi, perché darebbe un ampio respiro a quelli che sono la maggioranza dei comuni calabresi. Allora, appunto, questo è il secondo appuntamento e quest'anno l'abbiamo fatta ad aprile, lo scorso anno a maggio, perché volevamo aggiungere la conoscenza delle orchidee che si trovano solo in questo periodo. Siamo stati accompagnati dall'etnobotanico Carmine Lupia, che ci ha spiegato almeno 50 erbe che abbiamo trovato, e nel pomeriggio faremo il laboratorio, e dal dottore Valenti, che ci ha fatto vedere la catalogazione di una quindicina di orchidee. Perché facciamo questo? Perché noi, io sono Slow Food, curo il progetto dell'Appennino, vogliamo che la gente si sensibilizzi di nuovo alla natura. E questo è un modo, quest'anno è stato anche l'occasione per lanciare una comunità ecologica integrale che si ispira all'enciclica Laudate Si di Papa Francesco, e che vedrà una serie di seminari che si concluderanno il 5 di agosto alla presenza di Monsignor Oliva, vescovo di Locri Gerais. Ecco, siamo al secondo anno di questo evento che stiamo vivendo a Montestella, sulle potenzialità del territorio e su uno sviluppo sostenibile. Siamo ben lieti ogni anno in questo eremo santuario di ospitare tanti amici che sono affezionati, che hanno a cuore questo nostro territorio. Ogni anno questo appuntamento sta diventando un momento importante, soprattutto per educarci a un'ecologia integrale e integrata, che richiede a tutti una conversione ecologica. E anche questa mattina non solo una parte solo teorica, ma anche una passeggiata che fa riscoprire tutte le erbe, tutta la bellezza della natura che questo territorio conserva. Su Montestella, questa bellissima escursione, abbiamo rilevato le piante di interesse etnobotanico, abbiamo trovato una serie di specie che utilizzate sia nell'alimentazione, sia nella medicina, sia nelle tradizioni e nei riti, e anche utilizzate nell'artigianato. Abbiamo trovato circa una quarantina di specie, tutte di grande interesse, e sono
o specie che testimoniano quanto fosse importante la cultura etnobotanica in Calabria. Quella cultura che ha fatto sì che per secoli la Calabria potesse avere anche un'economia forte, importante, e quindi è un passato che bisogna riproporre per avere un futuro. Siamo qui a Pazzana, a Montestella, a vedere la fioritura delle orchidee spontanee. Abbiamo fatto un brevissimo percorso, una parte del percorso che va da Montestella fino a Titi. Abbiamo fatto un paio di centinaia di metri, ma qui basta scendere dalla macchina per scoprire diverse varietà di orchidee. Ne abbiamo contate almeno 6, scendendo dalla macchina e muovendo i primi passi.